C'è una stella tra le più luminose in cielo che è circondata da così tanta polvere che forma quasi un gigantesco anello che la circonda. Scavando al suo interno con Hubble Space Telescope abbiamo persino trovato quello che sembra un pianeta, ma che in realtà oggi abbiamo scoperto essere tutt'altro. Seguitemi dunque, perché oggi partiamo alla volta di Fomalhaut, una delle stelle in assoluto più interessanti del nostro circondario celeste. Questo è Bussole Celesti, il podcast di Luca Nardi dedicato alle stelle. 10 astri, uno per puntata, che ci raccontano le meraviglie della Via Lattea. Perché le stelle ci raccontano delle storie e per ascoltarle è sufficiente alzare lo sguardo. Fomalhaut è Alpha Piscis Austrini, ossia la stella più brillante della costellazione del Pesce Australe. Si tratta di una piccola costellazione di origini babilonesi situata sotto l'acquario dello zodiaco. A Babilonia si chiamava Mulku, che significava semplicemente il pesce. Il mito racconta della dea Atargatis caduta in un lago vicino al fiume Eufrate. Mentre stava affogando, un grande pesce l'avrebbe portata in salvo e gli dei lo premiarono quindi portandolo fra le stelle. Presso gli egizi il mito rimase abbastanza simile, ma riguardava la dea Isis invece che la Atargatis babilonese. Il Pesce Australe divenne più avanti una delle 48 stelle greche segnalate da Tolomeo nell'Almagesto. Tra i greci era il grande pesce, associato proprio allo stesso acquario. Infatti è proprio il Pesce Australe, ancora oggi nell'iconografia, che ingoia l'acqua che l'acquario versa dalla sua otre. Rintracciare però questa costellazione in cielo non è così tanto semplice, anche perché alle nostre latitudini è sempre piuttosto bassa sull'orizzonte sud, oppure persino invisibile per gran parte dell'anno. A rigore, come suggerisce il nome, la dobbiamo infatti identificare come una costellazione australe, perché si vede molto meglio dall'emisfero sud. Tuttavia non è tanto a sud, quindi comunque si può riuscire a vedere anche decentemente anche dal nostro emisfero, soprattutto in autunno. A semplificare la ricerca c'è comunque proprio lei, Fomalhaut, che è una stella molto brillante. Con una magnitudine pari a 1,16, Fomalhaut è infatti la 19ª stella più luminosa dell'intero cielo stellato. Si alza fino a circa 20 gradi sopra l'orizzonte sud in autunno. Conviene cercare il quadrilatero di Pegaso, un grosso asterismo che, anche se non è fatto da stelle molto luminose, si riconosce abbastanza con semplicità, e poi da lì spostarsi verso l'orizzonte. Incroceremo senza troppi problemi Fomalhaut. Il nome di questa stella viene dall'arabo Fam al-Haut, che significa la bocca della balena, oppure del pesce appunto, e il mondo arabo la teneva in gran conto. Durante l'impero persiano, infatti, insieme ad Aldebaran, Regolo e Antares, Fomalhaut era una delle stelle regali, quelle quattro stelle che erano poste a guardia dei quattro distretti del cielo. Tuttavia, come spesso accade, Fomalhaut è più di quel che sembra. Questa stella infatti non è una singola stella, ma è un sistema di almeno tre componenti, A, B e C. Fomalhaut A è la stella principale, nonché la più brillante tra le tre e quella che di fatto vediamo a occhio nudo, ma poi c'è Fomalhaut B, che è anche detta TW Piscis Austrini, e già il fatto che abbia un nome diverso lascia intuire quanto queste due stelle siano lontane anche in apparenza in cielo. Tra Fomalhaut A e B c'è infatti quasi un anno luce di distanza, veramente tanto, parliamo di oltre 10.000 miliardi di chilometri. Lo stesso vale per Fomalhaut C, o LP87610, che si trova persino a 2,5 anni luce di distanza dalla componente A e più di 3 dalla componente B, quindi parliamo di un sistema che è sì legato alla forza di gravità, ma le stelle sono molto lontane l'una dall'altra. Nonostante questa distanza, infatti, le tre stelle sono comunque legate dalla gravità e si muovono insieme nello spazio. Ecco perché diciamo che formano un sistema ternario di stelle. Peraltro è possibile che queste stelle facciano parte di un gruppo più grande chiamato Associazione di Castore. Ne farebbero parte, oltre a lei, anche Castore, ovviamente, e Vega e Alderamin. Queste stelle, sebbene lontanissime l'una dall'altra, sarebbero ancora vagamente legate dalla gravità e si muoverebbero pertanto in blocco nella Via Lattea. Se questa associazione esista o meno, però, è ancora un tema di dibattito. Ma focalizziamoci su Fomalhaut A, perché è sicuramente quella più degna di nota nel sistema. Fomalhaut è una stella massiccia, quasi quanto due volte il Sole, 1,92 volte. È voluminosa quasi due volte la nostra stella, ma la sua luminosità è 16 volte quella del Sole. Inoltre la sua distanza è di circa 25 anni luce da noi. Si tratta anche di una stella molto giovane, perché avrebbe meno di mezzo miliardo di anni e, data la sua massa, dovrebbe sopravvivere per almeno altrettanto. Più una stella è massiccia,
massiccia, infatti, più è rapida nel bruciare il carburante al suo interno. Un'altra caratteristica interessante di Fomalhaut è che è una stella molto povera di metalli. Gli astronomi chiamano metalli tutti gli elementi che non siano idrogeno ed elio, e questi elementi sono presenti in traccia in tutte quante le stelle. Si parla quindi di metallicità quando si parla di stelle, intendendo il rapporto tra gli elementi pesanti e l'idrogeno e l'elio. Pressoché tutti gli elementi pesanti vengono creati all'interno delle stelle attraverso le reazioni termonucleari nel loro nucleo. Se la metallicità è bassa, vuol dire che nella regione in cui Fomalhaut si è formata c'erano pochi elementi pesanti e quindi poco materiale rimaneggiato da stelle di generazioni precedenti. Ma forse la cosa più interessante in assoluto di Fomalhaut non è tanto la stella in sé quanto ciò che le sta intorno. Prima di continuare, iscriviti al canale YouTube di Luca Nardi per non perdere i prossimi contenuti podcast, video e live. Puoi inoltre sostenere questo progetto di divulgazione mettendo like, commentando e condividendo questo contenuto. Se vuoi, puoi fare un passo in più e sostenere il progetto anche dal punto di vista economico. Puoi farlo tramite la pagina TP. Tutti i link sono qui sotto in descrizione. Nel 2005 Hubble Space Telescope ha osservato Fomalhaut, scoprendo la struttura del suo disco di polveri. Oltre il 15% delle stelle vicine e anche il Sole a dirla tutta hanno un disco di polvere. Se siamo sotto un cielo abbastanza buio lo possiamo anche vedere. La cosiddetta luce zodiacale è la luce riflessa delle particelle di polvere di cui è molto ricco il piano dell'eclittica, quello su cui si sono formati e su cui si muovono i pianeti. Del resto su quel piano c'era il disco protoplanetario e su quel piano ci sono tantissimi corpi planetari che possono espellere polvere come conseguenza, per esempio, degli impatti planetari oppure dei fenomeni vulcanici o criovulcanici. È facile quindi che se c'è della polvere nel sistema solare sia proprio sullo stesso piano su cui orbitano i pianeti, quindi sul piano dell'eclittica. Studiando il disco di polvere di Fomalhaut tramite Hubble Space Telescope, gli astronomi si sono però resi conto che c'era qualcosa di molto strano e inaspettato nella sua struttura. Le polveri del disco si bloccano all'improvviso nella regione più interna, in cui sono quasi del tutto assenti, e formano quindi una sorta di anello vero e proprio che però non è centrato sulla stella, ma è un po' decentrato. L'anello di Fomalhaut è situato a circa 133 unità astronomiche dalla stella ed è fatto integralmente di polveri. Ha una larghezza di 25 unità astronomiche, quindi è piuttosto ampio. Il suo centro si trova a 15 unità astronomiche di distanza da Fomalhaut, come se nel sistema solare fosse tra Saturno e Urano, quindi è strano perché questo anello non è circolare attorno alla stella, ma appunto è leggermente spostato. Si è pensato quindi che potesse esserci un pianeta massiccio, per esempio all'interno dell'anello, che con la sua gravità fosse in grado di modificare la posizione e la struttura del disco. Confrontando un'immagine del 2004 con una del 2006, questo pianeta è stato in effetti osservato, era un punto di luce che si spostava rispetto al disco di polveri. Venne chiamato Fomalhaut B ed era il primo pianeta extrasolare osservato direttamente alle frequenze visibili. Situato a 119 unità astronomiche dalla stella, Fomalhaut B orbitava poco dentro l'anello di polveri, a 18 unità astronomiche, ed era quindi responsabile della sua interruzione interna e della forma eccentrica. Tutto risolto, giusto? Insomma, perché poi in realtà è arrivato qualche problema. Fomalhaut B era molto più luminoso della polvere e i ricercatori che l'hanno scoperto hanno dedotto che la sua luminosità potesse essere l'emissione termica del pianeta unita alla polvere che lo circondava. Una maggiore densità di polvere, infatti, concentrata dalla sua gravità, potrebbe infatti riflettere un maggior quantitativo di luce che viene dalla stella. In particolare, lo strumento di Hubble aveva misurato il segnale a due frequenze ben precise, una a 0,6 micrometri di lunghezza d'onda, che corrisponde al rosso nel visibile più o meno, e l'altra a 0,8 micrometri, che invece è già nell'infrarosso. Quella nel visibile poteva essere la luce riflessa dalla polvere, mentre quella nell'infrarosso poteva essere la radiazione termica del pianeta. Tuttavia queste emissioni non si vedevano da Terra e quindi nel caso Fomalhaut B doveva essere un pianeta non troppo grande, al massimo 3 volte la massa di Giove. Però neanche l'osservatorio spaziale Spitzer, che lavorava proprio all'infrarosso, lo vedeva e quindi doveva essere molto più piccolo di così. Nel 2011 sono state fatte altre osservazioni del disco di polveri utilizzando l'osservatorio ALMA, situato a 5.000 metri di altitudine nell'Atacama in Cile. I ricercatori ipotizzarono che le particolarità dell'anello di questa stella non fossero dovute a quel pianeta scoperto, ma ad altri pianeti più piccoli e non visibili.
questi potevano fare un po' quello che fanno i satelliti Pastore che orbitano tra gli anelli di Saturno, modificandone la struttura e la posizione. Altri studi negli anni successivi sono invece riusciti a riconfermare Foma Hauteby, ritrovandolo tra i dati di Hubble, ma analizzandoli a diverse frequenze e con algoritmi di analisi sempre più avanzati. Poi, tra il 2013 e il 2014, nuove osservazioni fatte di nuovo con Hubble hanno mostrato che in realtà il pianeta lì non c'era più, perché nel tempo si era espanso e stava svanendo del tutto, quindi di fatto non era un pianeta. Foma Hauteby non era quindi un pianeta, ma era una nuvola di polvere che rifletteva quindi in maniera intensa la luce della stella, e questa nuvola di polvere molto concentrata quindi appariva molto più luminosa del resto del disco di polvere. Questa nuvola poteva essere nata, per esempio, tramite lo scontro tra due asteroidi che magari erano finiti completamente polverizzati. Foma Hauteby è stato quindi ufficialmente scartato dai candidati pianeti extrasolari. Nel caso servisse un'ulteriore conferma, nel 2023 il team del James Webb Space Telescope ha fotografato il disco di polvere di Foma Hauteby, confermando ancora una volta che non c'era assolutamente nessun pianeta, perlomeno non c'era quel pianeta. I dati del James Webb ci hanno anche permesso di vedere molto meglio il disco di polveri con un livello di dettaglio mai raggiunto prima, scoprendo per esempio che le fasce di polvere sono addirittura 3 e le più interne non eravamo ancora riusciti a osservarle. E così termina la storia di Foma Hauteby, un pianeta che non esisteva in realtà. Ma non è detto che in futuro ovviamente non ne troveremo altri di pianeti in orbita attorno a Foma Hauteby in mezzo a quelle polveri, magari proprio responsabili di quelle strane caratteristiche dell'anello di polveri che circonda Foma Hauteby. Nel frattempo, nelle notti stellate d'autunno, possiamo ammirare la bellezza di Foma Hauteby, questa stella brillante, immaginando come potrebbe apparire nel cielo di questi mondi. E questa puntata di Bussole Celesti termina qui, ne mancano poche ormai, ma volevo ringraziarvi perché state apprezzando davvero tantissimo questo podcast. Vi invito come sempre a seguire i miei canali social e YouTube per non perdervi i prossimi contenuti. Ciao e alla prossima!